All'autodromo di Franciacorta questo è un giorno importantissimo, perché oggi due grandi campioni dopo un'intera stagione di gare si giocano il titolo. 25 settembre 2016, trofeo moto di serie 600, Lorenzo Villamagna, pilota giovanissimo classe 1998, guida il campionato. Alle sue spalle invece Giorgio Besana, più esperto, insegue il titolo a pochissimi punti di distacco. Nelle qualifiche Besana fa un capolavoro portandosi a casa la pole position e relegando Villamagna soltanto al terzo posto, e la situazione si preannuncia subito calda. A pochi minuti dalla gara la tensione si taglia con un coltello. Nel box di Villamagna viene addirittura vietato l'ingresso ai cameraman. Il pilota ha bisogno della massima concentrazione. Giorgio Besana al contrario sembra più tranquillo, o forse solo un'illusione. Entrambi sanno che oggi è il giorno del giudizio e oggi si decide il risultato di un'intera stagione di sudore, fatiche e sacrifici. La gara, si sa, finisce sotto la bandiera a scacchi e alla fine di questi 11 giri uno solo indosserà la corona d'alloro. Villamagna ha un'incertezza al via. La moto si impenna e perde tantissimo, scivolando in quinta posizione mentre Besana vola al comando. Tra Villamagna e Besana ora si trovano tre ossi durissimi da passare. Hermes Fada, pilota del trofeo Bridgestone, Michele Filippi, grande protagonista del 2016, e Gabriel Zappa, giovane sorpresa di questa stagione. Al secondo giro Villamagna ha già 2 secondi di ritardo dal leader e il sogno di poter arrivare a vincere il campionato si fa sempre più remoto. Deve agire subito, oppure per lui è finita. Alla curva 5 Villamagna infila Fada con una staccata violentissima e ottiene la quarta posizione. Adesso giù in carena, full gas e un solo obiettivo, acchiappare i primi tre. Villamagna vola, in soli 2 giri il gruppo si ricompatta e il campionato finalmente si riapre. Ora davanti a sé ha Michele Filippi, un avversario tenace, e sa che il solo modo per passarlo è coglierlo di sorpresa. E così fa. Alla curva 5, di nuovo, tira una staccata impressionante e come un ariete sfonda la quarta posizione portandosi in zona podio. Ma non basta. Se vuole vincere il campionato deve andare a prendere i primi due. Di nuovo, giù in carena, full gas e andiamo a comandare. Al sesto giro finalmente Villamagna prende Zappa e lo passa con una magia alla curva 10. Ed è qui che si vede il vero sangue freddo di un pilota. Villamagna adesso si trova di fronte a un bivio. Da una parte potrebbe decidere di tenere la seconda posizione che matematicamente gli concederebbe il titolo, ma alle sue spalle ha un branco di cani famelici che vuole passarlo a tutti i costi. Potrebbe quindi decidere di affondare il colpo e di andare a passare Giorgio Besana, ma anche solo un minimo errore gli sarebbe fatale per il titolo. Che cosa fare dunque? Mentre Villamagna riflette sul da farsi, Filippi continua a punzecchiarlo e in ogni punto prova ad infilarsi per andare a riprendersi la seconda posizione. A questo punto, dopo l'ennesimo tentativo di sorpasso, la decisione è presa. Si va a prendere Giorgio Besana. 2 giri alla fine. Villamagna, ancora una volta alla curva 5, dove sa di essere più forte degli altri, affonda il colpo, ma questa volta esagera. Come vedete va lungo, taglia la chicane e guardate qui. Con un sangue freddo da campioni molla il gas, fa un cenno a Besana di passare e gli restituisce la posizione. Ma non gli dà neanche il tempo di accorgersi di quello che sta succedendo, che alla curva 10 fa una magia. Un block pass da Cineteca preparato dalla curva precedente. Ma Besana non molla, tiene giù e prova a riprendersi alla curva 11 la posizione. Ma guardate Villamagna, fa un capolavoro. Piegato all'esterno sullo sporco, resiste e tiene su la moto riuscendo a resistere davanti a Giorgio Besana. Ancora una volta, forse per l'ultima volta, giù in carena, full gas e un solo obiettivo, andare a vincere il campionato. Ultimo giro, ultima curva o la va o la spacca. Besana prova all'interno, tira una staccata oltre il limite e Villamagna questo lo sa già. Così allarga la traiettoria, stacca ancora più tardi di Besana e difende il cambio di direzione successivo con una manovra perfetta. Vola dunque sotto la bandiera a scacchi in prima posizione e si porta a casa il titolo di campione moto di serie 600 2016. Signore e signori, un applauso per questi campioni che ci hanno regalato una gara favolosa. Se il video vi è piaciuto e se davvero volete supportare questi piloti che ogni anno investono il proprio tempo, le proprie fatiche, il proprio sudore e tutte le proprie risorse per correre in moto e regalarci grandi emozioni, mettete un like, condividete e commentate e fatelo vedere a tutti i vostri amici. Vi invitiamo anche a mettere like alla nostra pagina Facebook per non perdervi i prossimi video sul motociclismo italiano. Da Alberto Fontana un caloroso grazie per tutto il supporto che ci date e ci vediamo al prossimo video.
Ciao a tutti!